Ben ritrovati a tutti e a tutti a questo nuovo video nel quale vi voglio presentare un interessante strumento che può favorire, diciamo così, la vostra salute quando lavorate davanti al vostro computer, allo schermo del vostro computer. Cosa intendo? Con salute intendo quella specificatamente dei vostri occhi. Immagino sappiate, o se non lo sapete, ve lo dico ora io, che gli schermi dei PC, questi schermi piatti, diciamo nell'esercizio normale del loro compito, sono molto nitidi, hanno delle definizioni sempre più alte, tutto quanto, ma la luce che emettono, una luce molto intensa e che a noi sembra chiara, il bianco bello bianco, il blu bello blu, eccetera eccetera, ma in realtà emettono, irradiano una luce delle tonalità blu un po' fredde, ecco, nello spettro del blu. Ecco, questo a quanto pare è una cosa che, diciamo così, ho scoperto, imparato anch'io non molto tempo fa, questo blu che tra l'altro è irradiato anche dagli schermi degli smartphone, qualsiasi schermo, diciamo, che sia cristalli liquidi, LED, insomma, questi qui piatti, insomma, questi schermi che consumano poca energia rispetto a quelli a tubo catodico, però ecco, tutti questi schermi hanno questa caratteristica di emettere questa luce nello spettro blu. Non chiedetemi dettagli tecnici perché, come dire, cultura generale o l'informazione così generica, ma non sono uno specialista di queste cose. Fatto sta che il succo della questione è che questa luce bluastra, che arriva ai nostri occhi, uno, da una parte li stanca e dall'altra parte, come dire, ci rovina il sonno, insomma. Ecco, la conseguenza di lavorare magari anche alla sera diverse ore davanti a questi schermi con questa emissione di luce blu, rende più difficile o addirittura impossibile addormentarsi quando poi si spegne il PC e si va a dormire. Ecco che in questo video vi voglio presentare appunto questa utilità, questo strumento chiamato Red Shift, che permette o si occupa di cambiare la tonalità del vostro schermo e diciamo, il calore del colore, il tono del colore del vostro schermo a seconda dell'ora della giornata. E dandogli una tonalità un po' più, come dire, proprio dal nome red, rosso, una tonalità più rossastra, ecco. Io in questo momento che sto registrando il video ho attivo questa utilità Redshift e penso, o meglio spero, che nella registrazione del video vi accorgiate che il mio schermo ha questa tonalità un po' rossiccia, rosso antico, non so come dire, insomma, lo vedete. Ecco, tra un attimo spegnerò, disabiliterò lo strumento Redshift e vedete la differenza di luce. Dovreste vedere la differenza di luce dello schermo dell'immagine che sto registrando in questo momento. Comunque, lo scopo cos'è? È che dando questa tonalità, questo calore del colore diverso, la temperatura, ecco, stavo cercando il termine tecnico corretto, è temperatura del colore più sul rosso, a quanto pare non ha questo influsso negativo sui nostri occhi e quindi ci permette poi di addormentarci più facilmente, di non rovinarci il sonno successivamente quando spegniamo il nostro PC. Ecco, dico subito che bisogna anche abituarsi a vedere questa temperatura diversa dell'immagine del vostro schermo, perché questo rossastro non è nostra abitudine, ecco, o uno può piacere o un altro può non piacere, insomma. Io vi consiglio questa utilità perché appunto ha, come dire, dei benefici sulla vostra salute e sul vostro ciclo del sonno, dovrebbe averlo, ecco.
Io è da qualche un paio di settimane che lo sto provando e posso dire che di sicuro male non fa. Non ho ancora, diciamo, la cognizione o la certezza di potervi dire sì, mi addormento più facilmente rispetto a prima che non usavo questa utilità. Questo onestamente non posso dirvelo, però di sicuro male non fa e probabilmente in realtà mi sta facendo bene, non me ne sto neanche accorgendo. Ecco. Quindi questo è un po' il succo della faccenda. Dare una tonalità rossastra al vostro schermo senza esagerare, una temperatura diversa in modo da evitare questa radiazione di luce blu che appunto ha questo influsso negativo sulla nostra salute. Allora, questa che vedete sotto, diciamo nello sfondo del video che sto registrando, è la pagina dello sviluppatore di Redshift, dove non solo c'è la possibilità di scaricarlo per chi ha bisogno di scaricarlo, vi dico subito che per Ubuntu è presente nei repository ufficiali, quindi basta installarlo. E non solo, ma appunto c'è anche una bella interessante descrizione del progetto. Cos'è il suo obiettivo, cos'è la temperatura del colore, i valori che vengono impostati e i dettagli tecnici, tutto quello che vi ho raccontato adesso nell'introduzione di questo video. Insomma, vedete come funziona ovviamente l'utilità Redshift, eccetera, eccetera. Quindi vi lascerò ovviamente nella descrizione del video questo link anche per vostra informazione. Come ho detto, per Ubuntu e sicuramente la maggior parte delle distribuzioni Linux più diffuse, Redshift è già presente nei repository, quindi basta che fate partire un terminale sulla vostra distribuzione, sul vostro sistema operativo, fate copia e incolla di questo comando che vi lascio in descrizione, ovviamente, sudo apt install redshift gtk. Ecco, redshift gtk è l'interfaccia, piccola interfaccia grafica che vediamo fra un secondo e che ha come dipendenza proprio il tool, lo strumento redshift in quanto tale. Quindi basta installare questo pacchetto che si trascina, diciamo, come dipendenza redshift. Una volta installato, voi ve lo trovate nella dash con questa lampadina rossa. Vedete, basta che cercate Red, anche solo Red, e Redshift, lo fate partire e l'utilità, appunto, questo strumento parte e si posiziona con un indicatore in alto a destra, come sempre in abitudine nell'interfaccia Unity, con una lampadina, eccola qua, è questa qua. Questa lampadina qua, se faccio clic, vedete che c'è Enabled. Non è tradotto ancora in italiano, ma non è difficile da capire come usarlo. Enable, che vuol dire che in questo momento è attivo, Redshift sta facendo il suo lavoro. Si può disattivarlo per una scelta di tempo, per esempio per mezz'ora non lo voglio. Poniamo il caso che avessi voluto registrare questo video senza Redshift attivato, potevo dire sospendi per 30 minuti, intanto registro per un'ora, per 2 ore. Potete scegliere di avviarlo automaticamente al riavvio del vostro sistema operativo, quindi si avvierà Redshift, non dovete preoccuparvi di riavviarlo manualmente, si avvierà da solo. E poi c'è il quit ovviamente per uscire da Redshift e info è non è l'informazione sulla versione di Redshift, ma l'informazione sullo stato dello strumento. Ovvero, vedete una piccola finestrella che vi dice è abilitato, e questo l'abbiamo già visto anche qui nell'indicatore. La location, ecco, è interessante e importante per questo strumento sapere in quale parte del mondo vi trovate, per poi sapere. Se state lavorando al vostro PC e siete alla mattina, sul mezzogiorno, alla sera o di notte, insomma, perché? Perché Redshift non si limita a dare la tonalità rossastra al vostro schermo, ma la dà in modo più o meno intenso a seconda dell'ora della giornata. Vedete che adesso ho atteso apposta le 22 di sera perché il periodo adesso è già considerato notte, ovviamente. Vedete, night, notte. Se voi accendete il vostro PC la mattina, vedete scritto morning, se no afternoon, se no
passaggio da una fase della giornata all'altra, tipo serata, cambia la frase qua sotto, eccetera, eccetera. Ecco, la temperatura del colore che è descritta qui, cosa vuol dire, come misurata e i valori, cosa significano della temperatura del colore, quindi non sto a descrivervelo adesso, comunque 3500 K è il valore che Redshift ha impostato, il suo default, il suo per difetto imposta 3500 quando la fase della giornata è su notte. È più alto quando passa i 5000 K, quando siamo in giornata, cioè con la luce solare, la luce del giorno. Ecco, quindi si regola, si autoregola da sola e non dovete fare assolutamente niente. Una volta che Redshift è partito, lui fa tutto quello che deve fare. E appunto con questa finestrella ogni tanto potete anche darci un'occhiata. Comunque è importante che Redshift, voi non dovete neanche impostare nulla, ha le sue librerie anche per, tramite il segnale internet, capire più o meno dove vi trovate, non è preciso al metro, però questa location, latitudine, longitudine, è più o meno nella mia zona, ecco, diciamo, con una certa discrepanza ovviamente, non è proprio preciso, preciso ovviamente, un po' come i GPS che hanno uno scarto, ma qui è un po' più ampio, però poco importa, insomma, ecco. E appunto dipende dove vi trovate col vostro PC, questa location cambierà ovviamente perché se girate nel mondo cambia la longitudine e latitudine e di conseguenza il programma sa se in quella parte del mondo è mattina, sera, eccetera, eccetera, pomeriggio, notte. Voilà. Quindi installare, far partire e fa tutto lui. Per concludere questo video, perché la presentazione è davvero banale, visto che non c'è da fare assolutamente nessuna configurazione né nulla. Sempre sperando che nel video registrato si riconosca la differenza, io disabilito temporaneamente, questo strumento, così vedete la differenza di immagine dello schermo. Ecco, vedete? L'ho disabilitato e questo è lo schermo normale sulla vostra, sistema operativo. E rispetto al rosso vedete che appunto la luce, che probabilmente chi ha l'occhio abituato senza Redshift, senza averlo mai usato, gli sembra tutto bello bianco bianco, il blu blu, il grigio grigio, però avendo usato da un paio di settimane questo strumento mi accorgo che guardandolo senza lo schermo sembra in effetti un pochino dall'idea un po' del bluastro, ecco, della luce un po' più fredda, uno schermo più freddo. Riattivando Redshift è notte, vedete, mette un rosso, una tonalità, un calore rosso più intenso, il più intenso è di notte, il più intenso in giornata è meno intenso, diventa un po' più caldo, ecco, bisogna anche abituarsi, magari non piace, sembra un po', non dico un effetto sepia, ma è un po' strano forse all'inizio, bisogna abituarsi a vedere questo rossastro, questa sfumatura rossastra, però ecco, se fa bene alla nostra salute, aiuta il nostro ciclo del sonno, ben venga. Io ve lo mostro, poi vedete voi se volete provarlo, adottarlo, insomma, siete liberi come sempre di fare ciò che è di vostro interesse e gradimento. Con questo chiudo, vi saluto e alla prossima. Ciao ciao!